dai. Non hai niente da dire. Allora, il sonno della recitazione mi è nato dopo aver visto uno spettacolo teatrale, avrei avuto 3-4 anni, quindi sì, da quando avevo 3-4 anni il mio sogno è recitare. In una scala da 1 a 10 almeno 20. Sì, sono un po' casinista come Rudy, ma per il resto è diverso da me, cioè pure nel modo di vestire. Viva in giro con i dinosaurini, le stampe, io quella roba lì non la mettevo neanche a 3 anni perché mi ha sempre fatto molto bambino. Penso di avere un buon rapporto con gli altri attori, poi non so per gli altri, però forse ci rivedremo anche fuori dal set perché io non abito a Roma, quindi forse. Impegnatevi perché la scuola è importante. Per fare lo spiritoso potrei dire che è inutile, però la scuola è importante. I professori, state tranquilli, anche se ci seguite alle elementari, anche i professori, state tranquilli perché vi romperanno un po' le scatole, ma alla fine sono sempre i vostri amici. I Wall of Celebrities, no scherzo. No, niente. L'attore? Oppure se va male, vabbè, l'attore. Però se va male c'è anche l'attore come terza scelta, però come quarta scelta, se volete, ho anche l'attore. No, scherzo, se vorrei fare due cose, medico legale o medico in generale e attore. Allora, a me non è mai capitato in prima persona, per fortuna, e spero bene. Però un consiglio a chi ne è vittima, parlatene con i genitori, parlatene con gli adulti, perché sono loro che risolvono la situazione, non tra di voi. Dovete parlarne. Beh, con i miei genitori ho un buon rapporto, lo stesso rapporto padre, madre, figlio di tutti, penso. E un rapporto normale, diciamo. Dipende in che occasione. Tipo nella recitazione Jack Nicholson, per il resto sempre Jack Nicholson.